Allora, la catena è... Ah, ci fai vedere su cui si sì. È consumata la catena? Interessante, sì. No, considera di, per le gare estreme viene ancora utilizzata la camera d'aria. Non è più pericoloso perché in caso di volatura, subito il gioco, in caso di volatura se c'è il copertone. Mette il tubless, caso, ma non proprio, dipende. Il tubless dovrebbe scendere lentamente. Comunque la camera d'aria è comunque il mezzo più resistente. No. Alcuni, diciamo, il tubless è nato per un fattore di peso. Che potrebbe far ridere, però la camera d'aria pesa di più di un copertone in tubeless, quindi chi fa gare ha necessità di abbassare il peso, sì, del proprio mezzo e ricorre al tubeless. E gare però di un certo tipo, non so se conosce le discipline come downhill e questo tipo di gare qua, comunque continuano ad utilizzare le camere d'aria perché la bici è più... alle sollecitazioni, esatto. Quindi il tubeless è più costa di più, è più leggero, lo trovi solo su bici di alta gamma. Allora, diciamo della catena. Allora, la catena se si rompe so dolori, nel senso che una catena di questo tipo dovremmo soltanto avere un attrezzo con noi che si chiama lo smaglia catena. Io ne ho portato uno oggi piccolino. Che ci consente di aprire la catena. Oggi non lo faccio perché questo non è che funziona benissimo, è portatile. Ci consente di aprire la catena. Facendo, diciamo, togliendo il perno dalle maglie e ci consente di accorciarla volendo bypassando il cambio oppure di togliere il pezzo interrotto. Se si vuole bypassare il cambio praticamente non si fa passare attraverso le pulegge ma solamente su un rocchetto dietro, sulla corona davanti, però questo implica la perdita dei rapporti, quindi è una situazione d'emergenza che dobbiamo soltanto diciamo per ritornare a casa o comunque all'automobile, cioè non possiamo fare tantissimi chilometri in questa situazione. E questo per quanto riguarda questo tipo di catene, le catene diciamo moderne o alcuni tipi, perché poi per esempio Shimano non l'adotta, SRAM sì, è una falsa maglia che praticamente si apre a mano e consiste in due parti di catena che vanno a sostituire queste e si chiudono e si aprono con le mani praticamente. Sinceramente sì. Cioè, questa praticamente va a sostituire la catena, si apre e si chiude. C'era una mollettina esterna che sì. Dipende un po' dalla politica delle case costruttrici. Shimano dice che comunque tra virgolette sono meno sicure, SRAM comunque le utilizza, sono comunque sicure e quindi dipende un pochino dalla costruzione della bicicletta. E per misurare la catena
c'è questo strumento che praticamente ci dice, ha due tipi di misurazione. Una ci avverte che la catena potrebbe essere sostituita a breve e va da 0 a 0,75. Inserendolo, se entra questo, la catena ha un'autonomia di 1000-1500 km, dopodiché andrebbe ricontrollata, e se entra quest'altro andrebbe sostituita in tempi brevi. In questo caso ancora manca un pochino, non entra benissimo neanche la prima misura. Diciamo che catene moderne, che sono forse diciamo leggermente più usurabili rispetto a quelle di una volta, vanno sostituite nell'ordine di 3000 km, poi dipende dall'utilizzo che se ne fa. Però considerando anche spostamenti casa lavoro di 10 km al giorno, se viene fatto tutti i giorni non sono così diciamo lontani queste dovute sostituzioni. Se la catena entra nell'altra misura, quella più grande, ci sono scritti dei numeretti, va sostituita in tempi brevi perché potrebbe usurare la parte delle corone o la parte dei pignoni dietro del cambio, e quindi poi comunque porterebbe a un mal funzionamento della trasmissione. La pieghe, sì. Ha tutte queste caratteristiche uguali? Più o meno sì, nel senso comunque sono controlli che vanno fatti a prescindere dal tipo di bicicletta. Questo è un controllo sulla trasmissione, male non li fa, poi dipende che tipo di pieghe vuole. Per esempio ci sono quelle un po' più costose che hanno compresi anche gli interventi di questo tipo, quindi la manutenzione, c'è un programma. Se compri una pieghevole in un negozio normale, dovresti aver tu l'accortezza ogni 500-1000 km fare un check-up alla bicicletta e vedere se funziona la catena, funziona il cambio.